Cari amici, apriamo questa nuova edizione del TG Campus dandovi notizie della festa che si è tenuta per il 10° compleanno della compagnia teatrale del QDV. 10 anni di spettacoli, fatica e voglia di proseguire la strada intrapresa. A loro vanno i nostri complimenti per gli importanti traguardi raggiunti. Lunedì 18 novembre la scuola secondaria e le classi quinte della primaria sono andate al Teatro Santa Giulia di Brescia per assistere al musical Il volo di Leonardo. Vediamo il servizio. Quest'anno abbiamo studiato Leonardo da Vinci perché è il 500° anno dalla sua morte. In aula informatica abbiamo fatto una presentazione che raccontava gli avvenimenti più importanti della sua vita e delle macchine che ha inventato. In classe abbiamo osservato due opere di Leonardo da Vinci. Il primo è stato l'Uomo Vitruviano. Dopo aver visto quest'opera, abbiamo provato a verificare con il metro se è vero che l'uomo può stare in un quadrato e un cerchio. L'ultima opera che abbiamo visto è la Gioconda o Mona Lisa. Dopodiché abbiamo provato a riprodurre il quadro in chiave moderna. In seguito abbiamo colorato la Gioconda con le matite e l'abbiamo incollata sullo sfondo. Amici del TG Campus, buongiorno. Siamo al Teatro Santa Giulia di Brescia per assistere alla visione dello spettacolo Il volo di Leonardo. Sono presenti le classi della secondaria e le due quinte della primaria. Vi facciamo vedere alcuni spezzoni del musical. Abbiamo anche assistito ad un musical intitolato Il volo di Leonardo. La cosa che mi è piaciuta di più è stata la protagonista, una ragazza di oggi. Si è addormentata e si è ritrovata a Firenze con Leonardo in persona nel 1500 circa. La verità è che non sapevo da che parte cominciare. Leonardo da Vinci, anzi per la precisione il volo di Leonardo da Vinci. Leonardo sta lavorando a un nuovo studio, l'uomo Vitruviano. Il moto è causa d'ogni vita. Come procedono gli esperimenti del volo? La natura è piena di infinite ragioni che non furono mai in esperienza. E infine amor, ogni cosa vince. Martedì le classi seconde della secondaria si sono incontrate per approfondire l'argomento della comicità affrontato durante le ore di italiano. Ad accompagnarli c'erano i membri del QDV che hanno messo in scena alcuni sketch comici invitando i ragazzi a riflettere sulle tecniche e figure retoriche proprie del genere. Al termine i componenti della compagnia hanno coinvolto gli alunni in alcuni esercizi utili a far sperimentare in prima persona alcuni simpatici aspetti della comicità. Mercoledì 20 novembre è stata una giornata speciale per i bambini della scuola dell'infanzia e del Nido che hanno festeggiato la giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il progetto didattico di quest'anno affronterà il diritto a vivere in un ambiente sano, ad aver cura di noi stessi, degli amici che ci circondano e dell'ambiente che ci circonda. La giornata è stata caratterizzata dalla presenza della fata con gli occhiali, la quale ha letto un libro che faceva riflettere alla cura di qualcosa di speciale, Pinguino e la pigna. I bambini sono stati protagonisti nel pomeriggio di un gioco che li portava a riflettere sulla cura e condivisione. Ma non vi svegliamo tutto. La seconda parte ve la raccontiamo la settimana prossima. I genitori saranno partecipi dello stesso gioco lunedì nella serata dei patti educativi. Infine vi ricordiamo l'appuntamento con l'ultimo degli incontri dedicati ai genitori. Sabato 23 novembre la dottoressa Barbara Cova parlerà delle relazioni al nido. Emozioni in corso! Si comincia alle 9:30. Vi aspettiamo da Lucrezia e Nicola. È tutto, alla prossima settimana!